Siamo nel pieno dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 e la cerimonia di apertura è stata molto carina, secondo me. Ho trovato davvero bella la scelta di fare cantare l'inno olimpico ai bambini che su abiti estivali avevano raffigurato una tigre, perché lo sapete, il 1° febbraio è iniziato l'anno della tigre in Cina. Questi piccoli particolari che descrivono la cultura di una nazione mi fanno sempre impazzire. Ma bando alle ciance e bentrovati su Watch Mojo Italia con la nostra top 5 cerimonie di apertura ai Giochi Olimpici Invernali degli anni 2000. Pechino esclusa. Sottolineo per bene Giochi Olimpici Invernali, perché anche se mi sembra fin troppo ovvio che quindi per forza di cose non ci saranno quelli estivi, so già che ci sarà almeno un commento con su scritto ma non hai messo e prendete una qualunque Olimpiade estiva. E te credo che non l'ho messa, se inverno è la parola chiave. Altra puntualizzazione, le posizioni sono in puro e semplice ordine cronologico, perciò cominciamo subito con alla numero 5 Salt Lake City 2002. Avvenuti a pochi mesi di distanza dall'11 settembre, sicuramente il clima era pieno di tensione e sofferenza. Ero piccola per ricordare questa cerimonia d'apertura e, considerando il fuso orario, era anche di notte, le 3 del mattino per noi, se non sbaglio, ma l'ho riguardata e il momento che fa venire la pelle d'oca è il silenzio dei 50.000 spettatori all'interno dello stadio mentre alcuni membri della polizia e dei pompieri di New York trasportano una bandiera americana recuperata dal World Trade Center, il luogo in cui era avvenuto l'attentato. Aggiungiamo l'intimità creata dal coro di Mormon Tabernacle che intonava l'inno americano e sfido chiunque a non aver avuto una stretta al cuore. Forse data l'importanza e la vicinanza del momento storico, che poi che sto a dire, non era ancora storico, era il momento presente praticamente, le bellissime esibizioni che raccontavano lo Utah e il vecchio West sono passate un po' in sordina, mentre non è stato così per Light the Fire Within, cantata da Leanne Rimes, un brano che, pensate un po', era già in scaletta da prima dell'11 settembre, ma che faceva chiudere questa cerimonia di apertura con un grande sentimento di speranza, pace e unità. Alla numero 4, Torino 2006. Eccola qua, la nostra bella Italia, che per ora, senza contare Milano e Cortina 2026, ha ospitato 2 volte le Olimpiadi Invernali. A Cortina nel 1956 e, appunto, a Torino nel 2006. Non so se lo sapete, ma avremmo dovuto ospitare anche la 6ª Olimpiade nel 1944, sempre a Cortina, ma saltò visto che c'era la Seconda Guerra Mondiale in atto. Comunque, si doveva parlare di cerimonie d'apertura, giusto? E che cerimonia! Non dimenticherò mai le fiamme uscite dall'incudine dopo il colpo di martello dato da Yuri Keiki, per non parlare del tributo alla storia dell'Italia. Vi ricordate? Giorgio Albertazzi che leggeva alcuni passi della Divina Commedia, Eva Erzigová che usciva da una conchiglia impersonando la Venere del Botticelli e poi si passava al futurismo con l'esibizione di Roberto Bolle, culminando con l'ennesimo orgoglio italiano, Luca Badoer che disegnava i 5 cerchi olimpici con la Ferrari e infine, e qui devo proprio fare un respiro profondo, l'ingresso di Alberto Tomba con la torcia olimpica e Luciano Pavarotti che intonava Nessun dorma della Turandot di Puccini. Alla numero 3, Vancouver 2010. Il Canada, madrepatria di questo fantastico canale YouTube, aveva già ospitato i Giochi Olimpici Invernali a Montreal nel 1976 e a Calgary nel 1988. La cosa molto particolare di questa edizione è che è stata la prima ad ospitare la cerimonia di apertura completamente al chiuso. Allora, da dove comincio? Qui c'è un po' di roba da raccontare. Dunque, sicuramente tutto l'aspetto culturale ha avuto grande spazio, le giubbe rosse hanno trasportato la bandiera canadese e inoltre c'è stata la rappresentazione delle cosiddette prime nazioni, cioè i popoli indigeni autoctoni dell'odierno Canada. Comunque, ciò su cui hanno investito di più è stata la parte musicale. Nelly Furtado e Bryan Adams hanno duettato in Bang the Drum, Katie Lang ha fatto una cover di Alleluia di Cohen e il mio amore più grande, Garou, alias Quasimodo nella versione in francese del musical Notre-Dame de Paris, ha cantato Un peu plus haut, un peu plus loin di Jean-Pierre Ferland, rappresentando anche la metà francese del Canada. Piccolo aneddoto simpatico, anche se in un certo modo poco felice, c'era stato un intoppo nell'accensione del braciere. Per un problema tecnico, il quarto braccio del calderone non si era alzato. Comunque, gli altri bracci si erano accesi perfettamente.
Alla numero 2, Sochi 2014. Prima edizione dei Giochi Olimpici Invernali avvenuta in Russia, mentre aveva già ospitato quelli estivi nel 1980. Praticamente è stata classificata come la manifestazione olimpica più costosa di sempre. A quanto pare si arriva ai 50 miliardi di dollari. Un budget stratosferico che però non è servito ad evitare come posso chiamarlo? Errore tecnico? È un po' il colmo spendere così tanto e poi fare uno scivolone, che poi tutto sommato era una cosa piccola, un errorino più o meno, ma che era impossibile non notare. Avete capito di cosa sto parlando, vero? Del quinto cerchio olimpico che non si era aperto, ma che era rimasto un fiocco di neve. Ma non focalizziamoci su questo, direi che c'è da ricordare l'étoile russa Svetlana Zakharova, conosciutissima qui in Italia, essendo anche un'étoile della Scala, che insieme agli altri ballerini del Bolshoi si è esibita in delle coreografie che raccontavano guerra e pace di Tolstoi sulle note di Stravinsky e ovviamente la chiusura con il Lago dei Cigni e lo Schiaccianoci di Tchaikovsky. Prima di svelare la nostra numero 1, che però è facilmente intuibile dato che sono andata in ordine cronologico, vi ricordo che cliccare la campanella e iscrivervi al canale non è opzionale. E alla numero 1, sperando di pronunciarlo bene, Pyeongchang 2018. Innanzitutto, il luogo della cerimonia d'apertura è stato costruito appositamente per i giochi invernali e grazie a ciò hanno potuto giocare sulle sue forme. Mi spiego meglio, la sua forma è una combinazione di forme diverse, e cioè un cerchio, un quadrato e un triangolo che rappresentano rispettivamente il paradiso, la terra e l'umanità. L'intera esibizione ha dato spazio alle creature mitologiche proprie della cultura sudcoreana, come la tigre bianca, che è lo spirito protettore della Corea, e perdonate di nuovo la pronuncia, ma oh, che ci posso fare? In Myeongjo, che sarebbe una creatura con il corpo di un uccello e la testa umana, che secondo il mito appare solo in tempo di pace. E direi proprio che pace è il messaggio chiave di questa cerimonia, considerando la sfilata di Corea del Nord e Corea del Sud sotto un'unica bandiera e la canzone Imagine cantata da cantanti diversi che non me ne vogliano, ma se non storpio i loro nomi è meglio. Piccola curiosità per concludere, i 5 anelli olimpici in cielo sono stati creati da 1218 droni Intel Shooting Star, vero record mondiale. Curiosità all'interno della curiosità, a quanto pare questo volo con 1218 droni era una registrazione fatta prima della cerimonia di apertura, mentre dal vivo c'erano solo 300 droni, che comunque non sono pochi. Allora, piaciuta questa lista? State guardando i giochi olimpici invernali? Siete pronti per Milano Cortina 2026? E ora, momento bloopers. Gli indigeni autoctoni dell'odierno Canada, santa pace, dai, non ci vuole molto, odierno! Cioè i popoli indigeni autoctoni... Datemi una A, datemi una U, datemi una T, datemi una O, datemi una C, datemi una T, datemi una O, datemi una N, datemi una I, autoctoni!